Allora, vi ringrazio per la presenza e come ringrazio il Presidente per avermi dato un mandato preciso insieme a tutta la squadra, quella di risolvere anche questo dossier insieme a Ferrovie. E la presenza del Presidente, sentire l'interesse diretto della Presidenza della Giunta regionale sulla necessità di portare nel terzo millennio le Marche per il tracciato trasversale che unisce l'Adriatico e il Tirreno, cioè la linea Orte-Falconara, è stata determinante. È stata talmente determinante che abbiamo recuperato mesi, anzi anni di svantaggio rispetto ad altre realtà italiane e siamo arrivati lunedì all'approvazione in giunta del documento programmatico che prevede entro il 2026 657 milioni di euro di investimenti, di cui 510 milioni di euro derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è fondamentale perché abbiamo già detto più volte che il Centro Italia non ha trovato nel PNRR, così come le Marche in alcuni settori, investimenti da parte del Recovery Fund perché non c'erano progettazioni. Quindi chi non ha una visione e chi non progetta il proprio futuro, poi nei momenti topici della nazione non riesce ad essere finanziato. Noi, dall'insediamento, grazie all'impegno della Giunta Acquaroli, siamo riusciti in 6 mesi a recuperare il tempo perso nel passato e a far inserire questa linea ferroviaria, grazie al grande lavoro e alla professionalità di RFI, nei finanziamenti del Recovery per 510 milioni di euro, più altri fondi che verranno recuperati nel contratto di programma con RFI per il totale di 657 milioni di euro che corrispondono ha un vantaggio in termini di tempo nel collegamento tra Falconara e Roma di 39 minuti che potranno arrivare fino a 49 minuti per i treni oggi incrocianti. Quindi un grande risultato sul quale ancora dobbiamo lavorare, ovviamente in queste settimane con RFI, con grande impegno. Ma finalmente si parte per un'opera attesa da anni, anzi direi da decenni, perché nelle programmazioni nazionali e nelle programmazioni di RFI trovavamo più volte citata questa opera senza aver compiuto alcun passo in avanti già nel 1999 e 2001. Siamo nel 2021, alcuni di questi lavori dovremo necessariamente terminarli entro il 2026 proprio perché usufruiamo di fondi del PNRR. Importante il raddoppio, la velocizzazione, poi siamo a disposizione anche eventualmente per domande specifiche tecniche, perché questo impegno che prendiamo insieme ad RFI non riguarda solo il trasporto passeggeri, ma riguarda anche il trasporto merci. Perché questo è importante? Perché i corridoi internazionali, i corridoi TEN-T, hanno la necessità di avere tecnologie e interventi ovviamente infrastrutturali che garantiscono anche il trasporto delle merci che per dettato dell'Unione Europea nel 2030 prevede che il 30% del traffico merci per tratte superiori ai 300 km vengano realizzate appunto o via mare o via terra, ma su ferrovia. Nel 2050 questa percentuale dovrà essere pari al 50%, quindi noi stiamo adeguando le nostre infrastrutture a questi obiettivi che pone l'Unione Europea per non trovarci indietro nel momento in cui è dietro l'angolo, perché il 2030 è tra pochissimi anni, noi dovremmo avere un trasporto merci sostenibile. Detto questo, andiamo anche al potenziamento, altro obiettivo e delega specifica del Presidente Acquaroli, dell'interporto di Jesi, perché prevediamo un modulo da 750 metri per
per l'arrivo dei treni. Attualmente è a 450 metri, una lunghezza di può ospitare treni di una lunghezza di 450 metri, possiamo arrivare con questi interventi a 750 metri, il che significa molto chiaramente che abbiamo scelto di rilanciare tre infrastrutture fondamentali della nostra regione. Il porto ne abbiamo già parlato, l'aeroporto ne ha parlato molto bene il Presidente con il rilancio anche dei voli in un momento così difficile, oggi arriviamo anche all'interporto con delle dotazioni infrastrutturali che possono prefigurare un futuro di grande lavoro, di grande interesse per la nostra regione e per il nostro centro Italia, che si fonda anche sulla strategicità di quella infrastruttura. Quindi questo è un grande momento per la nostra regione ed è il frutto di 7 mesi di lavoro molto intensi. Io mi taccio qui per lasciare la parola al Presidente Acquaroli. Grazie all'Assessore Baldelli, grazie all'Architetto Goffi, grazie anche al RFI per il lavoro svolto fino ad oggi. Noi raccogliamo comunque un progetto, una progettualità che va avanti da anni, siamo contenti e voglio ringraziare in particolare l'architetto Goffi e l'assessore Baldelli per l'impegno costante dimostrato in questi mesi, perché questi sono i mesi dove si vanno a stringere gli obiettivi e vanno messi in campo, vanno messi a terra, perché poi le spinte sono tante e anche le pressioni sono tante, e loro sono riusciti a portare a casa un'opera strategica importantissima per la nostra regione, importantissima in termini di logica dei passeggeri, ma soprattutto importantissima per il famoso collegamento Tirreno-Adriatico. È un'opera che di fatto ha un impatto fortissimo nella riduzione dei tempi, soprattutto nella tratta marchigiana, e complessivamente vediamo una riduzione da qui al 2026 con le opere che verranno realizzate di 40 minuti, 39 minuti, che sono 49 praticamente per i treni incrocianti. Un'opera che potrà anche essere migliorata ulteriormente nei tratti umbri, è il massimo di quello che noi potevamo chiedere e ottenere in questa fase da RFI, e credo che sia un orgoglio e un primo punto di partenza per tutta la nostra regione, un'infrastruttura sicuramente che ci consente di essere collegati nella fase tirrenica e a Roma in un tempo molto più breve. Se consideriamo i tempi di media di percorrenza oggi in Freccia Bianca, Roma diventa veramente, che sono già oggi 3 ore, in realtà diventerebbe 2 ore e 10, 2 ore e un quarto. E questo è un tempo che sicuramente diventa accettabile rispetto ai 3 ore attuali. I treni che invece impiegano di più, che non sono tre Freccia Bianca, vanno intorno circa alle 3 ore, che sono sempre tanti, però è una riduzione importante rispetto al tempo medio di percorrenza. Importante è anche l'impatto, come dicevo, nella tratta marchigiana, perché nella tratta praticamente che collega Fabriano a Falconara andiamo a avere un risparmio di tempi, una diminuzione di tempi di praticamente 16 minuti, se non erro, e quindi diciamo sicuramente un elemento che ci deve inorgoglire di più. Basta vedere, c'è uno schema che ci fa capire l'impatto del miglioramento del tempo, dopo prego l'architetto di proiettarlo per renderci conto di quello che significa questo investimento, questa infrastruttura per la nostra regione. È la prima di una serie di obiettivi che noi stiamo cercando di portare a casa, alcuni chiaramente in discussione con la società autostrade, altri in discussione con l'ANAS, altri in via di discussione ancora in termini di individuazione progettuale. Chiaro è che togliere e rimettere la nostra regione in una logica di centralità infrastrutturale è un impegno molto forte, però credo che se il buongiorno si vede dal mattino, questa è un'opera che sicuramente ci dà una risposta che attendavamo veramente da tantissimi anni. E la cosa importante è che è diciamo inserita in un contesto
dove oggettivamente entro il 2026 deve essere fruibile. Quindi non solo un'opera importante che sarà realizzata in tempi assolutamente brevi, vista anche la portata dell'intervento che verrà fatto. Io non vado oltre perché credo che abbiamo detto praticamente tutto. Passo la parola all'assessore Baldelli e all'architetto Goffi, facendo una semplice specifica di gratitudine, perché so l'impegno che stanno mettendo quotidianamente nei loro rapporti anche col Ministero, con le Ferrovie, e so che ecco, veramente bisogna restare sempre molto attenti in queste fasi, perché portare a casa questi obiettivi non è mai facile, non è mai scontato. Grazie. Grazie Presidente. Se avete la necessità di alcuni dettagli tecnici, abbiamo qui anche, come diceva il Presidente Acquaroli, l'architetto Goffi, che può darci delle specifiche su ogni tipologia di intervento. Io volevo chiedere se sono i capi quali erano questi interventi che portano questa autorizzazione. Sinteticamente, ecco. Prego, lasciamo la parola all'architetto. Allora, gli interventi riguardano chiaramente due aspetti prevalenti. Il primo è legato alla velocizzazione. Questa è una planimetria dove si vede in celeste l'attuale velocità e poi in rosso, verde, la velocità futura. Come vediamo, partiamo da Falconara, arriviamo a Castelplagno, oggi si va a 180-150, verrà portata a 200. Il tratto invece che dove verrà raddoppiata, quindi fatta una nuova linea, una linea completamente nuova, cioè da Castelplano fino al PM228 Fabriano, oggi la velocità per la maggior parte è 95 km all'ora e arriverà a 200 km all'ora. Questi sono gli interventi principali all'interno della Regione Marche, quindi velocizzazione delle linee già col doppio binario e realizzazione di una nuova linea fino a Fabriano, fino in realtà in prossimità di Fabriano. L'aspetto importante è che la linea esistente rimane, quindi diciamo anche le stazioni storiche rimangono, quindi non vengono tutte bypassate o tutte spostate, ma avremo a un certo punto per un tratto circa tre binari, cioè quella esistente, che sarà quella più lenta, e il doppio binario invece fino a Fabriano. Il tratto successivo invece, che è un tratto che va, ci sono alcuni aspetti importanti, queste tabelle tecniche sembrano un po' complesse, ma fondamentalmente quello che è già stato indicato, RFI ha evidenziato nel contratto, come si diceva prima, i 750 metri dell'interporto, quindi è scritto all'interno del contratto. E oltre a questo, il fatto di garantire che la sezione delle gallerie sia, si chiama PC80, sia quella massima, cioè permette di caricare un camion su un vagone ferroviario, questo è un aspetto fondamentale. Uno, perché le reti europee richiedono questo standard. E oggi, per esempio, la rete dal Baltico all'Adriatico arriva fino ad Ancona proprio perché pochi anni fa sono state realizzate le nuove gallerie tra le Marche e l'Emilia-Romagna. Quindi è un dato innovativo. Il secondo aspetto è che garantisce anche, per quanto riguarda il futuro, il completamento di ulteriori finanziamenti, perché le gallerie esistenti tra Fabriano e Fossato di Vico non hanno queste dimensioni, ma se RFI ha deciso progettualmente di avere questa dimensione più ampia, vuol dire che l'investimento che è già contrattualizzato, ma anche gli investimenti futuri, saranno, come dire, realizzati, perché altrimenti non avrebbe un senso, come dire, questa sezione. Andiamo avanti velocemente. Ecco, la Foligno-Terni ha un tratto poi tra Foligno e Spoleto, dove già si sta concludendo il secondo binario. In questo caso la velocità attuale 180-150 verrà portata a 200, quindi è un miglioramento come il tratto Falcolara-Castelplano. Il tratto invece Spoleto-Terni non rientra all'interno del recovery, quindi non è indicato, come dire, come risparmio sotto l'aspetto della tempistica. C'è un progetto definitivo che verrà rinnovato ed è, come dire, l'investimento verrà fatto successivamente nel 2026, perché come è stato detto la maggior parte dei finanziamenti del recovery saranno all'interno della Regione Marche, e questo è un elemento importante per la tempistica. Abbiamo una tempistica certa e quindi un impegno da parte di Rete Ferroviaria Italiana massima per stare all'interno dei tempi indicati dalla UE.
Il tratto successivo è il tratto Terni-Orte, in questo caso è una velocizzazione, da 150 si porta a 200 km all'ora. Questo è un po' semplice, i 20 minuti vengono recuperati con la velocizzazione delle linee esistenti, mentre il resto dei minuti per arrivare a 39 o 49 a seconda delle interferenze viene recuperato con le nuove, con le tratte completamente nuove. E questi appunto sono i 39 minuti come sono suddivisi tra i vari tratte, come è stato evidenziato per la Regione Marche è importante sia il collegamento con Roma, ma è importante anche la velocizzazione dei collegamenti interni, come ha evidenziato il Presidente, quindi anche Fabriano Falconara, vuol dire avere già risparmi di 16 minuti di tempo, oltre ad avere un innesto con la Civitanova Albacina molto più fruibile, quindi poter immaginare anche una circolare quando verrà elettrificata e già gli investimenti, si stanno già facendo gli investimenti sulla Civitanova Albacina, in modo che ci sia una circolare che possa anche andare verso Iesi, non solo verso Fabriano e poi ritornare. Questi sono gli investimenti, come sapete i primi sono tutti sulla Regione Marche, sono quelli del recovery, gli altri 559 milioni sulla Spoleto Terni. Quindi c'è un progetto di 1,2 miliardi a cui manca il finanziamento della Fabriano Foligno. In questo caso però ripeto c'è l'impegno di RFI di attivarsi con la progettazione di fattibilità per poi avere altri finanziamenti. Ma con la Fabriano Foligno noi arriviamo veramente ad abbattere complessivamente un'altra mezz'ora. Sì, sotto le due ore con il frecciamento. Tra l'altro c'è anche una velocizzazione nel tratto Orte-Roma, perché in questo caso dipende diciamo dalla capacità della Orte Roma che ci sarà un'evoluzione tecnologica per permettere più treni, quindi con una prossimità diciamo tra i vari treni per il tratto Orte Roma che oggi è già come dire utilizzato al massimo, quindi anche in questo caso avremo possibilità di avere più slot per arrivare a Roma anche in orari diversi. No, volevo aggiungere che già con l'assessore competente Umbro, ma anche noi con la Presidente Tesei abbiamo fatto un punto, ci dovremmo rivedere perché oggettivamente per noi è fondamentale, anche se l'intervento viene a svolgersi di fatto per la gran parte sul tratto Umbro, per noi diventa fondamentale perché tutto quello che guadagniamo in Umbria comunque viene poi anche guadagnato nelle Marche, quindi è veramente un fatto molto 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 importante su cui già c'è un coordinamento politico e istituzionale per cercare di avviare quanto prima anche l'ulteriore potenziamento della tratta Foligno-Fabriano. Quando sarà completato anche il tratto Fabriano-Foligno verranno recuperati 30 minuti ulteriori ai 39 già previsti con queste tappe qui? Allora, in questo progetto che richiede, che evidenzia le fasi, come dire, immediatamente canterabili, sì, cioè quelle, il miglioramento della nuova linea o il raddoppio della Fabriano Foligno non c'è, quindi quello quando verrà realizzato ci saranno ulteriori miglioramenti sotto l'aspetto della tempistica. Che sarebbero più o meno i 30 minuti che diceva? Sì, insomma adesso non lo sappiamo certamente in maniera precisa, comunque è un tratto lungo, molto lento e quindi sicuramente il miglioramento dei tempi diventerà importante, adesso non sappiamo se 25-30 minuti, adesso, però sarà un miglioramento importante anche perché oggi in quella linea spesso ci sono problemi anche di intersezioni, cioè i treni si fermano a Fossato di Vico per aspettare anche l'altro treno, quindi il doppio binario porta anche proprio a un vantaggio di fruibilità e di gestione degli orari, oltre che un tempo diciamo oltre che l'aspetto legato alla tempistica. Okay. Il limite temporale per la realizzazione di questo tratto ancora però non è stato individuato? No, c'è l'impegno ad attivare il progetto di fattibilità. Ok. Che già è stato, un modo del genere il progetto di fattibilità. Per i treni incrociati, cosa si intende quei 10 minuti che praticamente per tutti i treni che nella tratta avevano un incrocio che si dovevano fermare, ancora rallentare, oggi l'aspetto di guadagno è sul esattamente, perché con l'altro binario. Sono 15 minuti il recupero di quei treni. Cioè se io se sulla tratta non incrociavo alcun treno guadagno 5 minuti, ma siccome i treni che si incrociavano stavano fermi e si fermavano a 10 minuti, il tempo guadagnato essendo due binari è di 15 minuti per tantissimi treni.
Quindi il recupero complessivo diventa di 49 minuti. Scusate, durante la fase dei lavori sono previsti, non so, disagi particolari, quindi soltanto in questa fase qualche ritardo più? È tutta una tratta nuova. Okay, quindi ci saranno comunque ripercussioni sulla circolazione? Credo minima proprio. Sì, appunto, la maggior parte dei lavori sono tratte nuove, quindi le tratte esistenti, come dicevo prima, rimangono, rimarranno anche dopo la realizzazione delle nuove, quindi i lavori è semplicemente poi il raccordo. Per quanto riguarda la velocizzazione, comunque stiamo parlando di velocizzazione di tipo tecnologico, quindi non si tratta di cambiare binari o di cambiare altri aspetti, quindi sono lavori che comunque avranno degli impatti minimi. C'è un grande tratto nuovo che è tra Castelplanio e Fabriano, con addirittura un bypass ad Albacina, quindi è chiaro che lì evitiamo anche le interferenze mentre si lavora, quindi diciamo che lo studio di RFI e la progettazione che è in essere è particolarmente rassicurante e ci rende entusiasti. Avete altre curiosità? No. All'inizio dei lavori? La fine entro il 2026. Che secondo me ci rassicura. Dai collegati non ci sono domande. Va bene, grazie a tutti. Arrivederci.